Questo è il mio respiro. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la serie B-Win. Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Venti e 03, buonasera, benvenuti a nuovo appuntamento con Pescara Sprint, oggi in Serie B, 12ª giornata. Il Pescara non è andato bene, anzi sconfitta interna con il Modena per 2-0. Ne parleremo al solito con il gradito ospite, anzi non è ospite, lui è fisso, è co-conduttore esattamente al mio stesso livello, William Carosella. Buonasera William. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Risultati di giornata, poi scendiamo in campo, ripeto, 12ª in Serie B. Atalanta batte Padova 4-1, 2-1 del Cittadella sul Grosseto, Empoli e Crotone 0-0, Frosinone in extremis 1-0 sulla Triestina, rotondo 3-0 del Livorno sulla Regina, come quello del Novara sull'Albino Leffe. Come detto, il Pescara perde in casa 2-0 con il Modena, Portogruaro Piacenza 0-0. Sassuolo Siena, Torino Ascoli sono i posticipi, a Vicenza si impone il Varese per 1-0. La classifica in vetta sorprende sempre di più il Novara, 28 punti, il Siena ne ha 22 con una gara in meno ovviamente, Atalanta e Regina 21, Livorno, Empoli 20, Padova 19, Varese 17, Crotone, Frosinone e Vicenza 16, il Pescara passa nella parte destra della classifica 15 punti con il Modena, Torino 13, Grosseto, Triestina, Albino Leffe, Portogruaro 12, Piacenza e Cittadella 11 punti, Ascoli 10, Sassuolo 9. William, prima di vederci le immagini, diciamo subito, brutto, bruttissimo Pescara. Sì, direi più brutto di quello che ha incontrato il Padova. Ci si aspettava una reazione, non c'è stata, non solo non c'è stata, ma la squadra ha dimostrato di giocare peggio di quanto abbia giocato a Padova. O perlomeno in maniera simile, c'è stata grande volontà da parte di alcuni e non di tutti, ma questo non è bastato perché il Modena, che è una squadra nostra concorrente sostanzialmente, senza molti sforzi è riuscito a guadagnare i 3 punti meritati, e non dimentichiamo che hanno sfiorato anche il terzo e il quarto gol. Sì, bene, allora andiamo proprio con le immagini che il nostro Gilberto Marinozzi, che ringrazio, adesso manderà in onda. Come detto, va bene, ecco questo lo stacchetto che ci contraddistingue, stadio Adriatico, 7.000 i presenti, non moltissimi, ci aspettava un'affluenza maggiore, era comunque una bella giornata, 15 gradi, il Pescara tante, tantissime assenze, 5 forfè, ultimo quello di Petterini che si è infortunato nella rifinitura di ieri, cambia modulo di Francesco, Bonanni annunciato trequartista, giocherà da trequartista, aggiungo io, male, molto molto male. Prima della gara i giocatori depongono questi fiori sotto la curva nord in ricordo di un tifoso scomparso. Fischio d'inizio e cioè, l'avvio di gara non è così male per il Pescara, che al 13esimo va vicinissimo al vantaggio con questa conclusione al volo di Marco Sansovini, bello lo stop, botta con il destro, palla che timbra la traversa. Al 20esimo però, la prima volta che il Modena affonda, perde palla il Pescara con Olivi, c'è Mazzotta fuori, quindi difesa un po' impreparata, tiro cross di Bellucci sul secondo palo, è ben appostato Mazzarani che insacca, non c'è fuori gioco, anche come si vede da queste immagini, poi magari analizzeremo meglio il frame. Dunque Modena in vantaggio, Modena che continua ad attaccare, altro pericolo nell'area bianca azzurra, si salva la difesa
con un po' di stenti. Poi ancora Modena, conclusione velleitaria, para senza problemi Pinna. Il rilancio di Pinna però favorisce questo spunto di Marco Sansovini, l'appoggio a centro area per Ganci, gol che sembra cosa fatta, invece Ganci sbaglia lo stop e poi finisce per commettere fallo su al portiere Alfonso del Modena e dunque non... segnalato il fuorigioco in quel caso però. Però dopo ci torniamo su questo aspetto. Si chiude la frazione con questo pallonetto di Sansovini, tra i più attivi, tra i pochi probabilmente da salvare in questo sabato grigio nonostante il sole. Ripresa 4 minuti, pronti via Modena subito 2-0. Questa incursione di Signori che sfonda per vie centrali, anche un po' fortunoso, alcuni rimpalli lo favoriscono, fatto sta che Signori buca la difesa bianca-azzurra. Ecco, qui rivediamo meglio, prima Bonanni che non lo contrasta, poi Sembroni lo guarda passare al suo fianco. 2-0, la carica di Di Francesco, ma del Pescara non v'è traccia, anzi Modena vicinissimo al 3-0 con ancora Mazzarani. Poi alcuni cambi, entra Pasquato nel Modena ma soprattutto nel Pescara, fuori Tognozzi e Dariati, entrano Verratti e Stojan, un po' più di brillantezza nel Pescara, niente di eccezionale, però un po' più di vivacità. C'è un piazzato di Stojan che purtroppo nelle immagini in nostro possesso non vediamo, il colpo di testa di al lato di Ganci, veramente al lato di un soffio, poi anche per un rigore reclamato di Ganci non abbiamo nelle immagini che ci fornisce la Lega Calcio, come ormai sapete tutti, arriva il triplice fischio dell'arbitro, nessuna critica particolare da parte del pubblico. Torniamo subito a quell'episodio che tu hai detto al guardare. Ha alzato la bandierina del fuorigioco, quindi prego sempre Gilberto Marinozzi di tornare sulle azioni salienti, c'è proprio una clip dedicata con il fallo di Ganci sul portiere, l'assist era di Sansovini, poteva essere la palla buona per il pareggio, tra qualche istante la vedremo. Secondo te William c'era, eccola, Sansovini palla al centro. E come vedi non c'è la bandierina che si alza, si alzerà dopo, ma per richiamare per il fallo, perfetto, abbiamo chiarito alla fine. Non c'era assolutamente fuori gioco, ma il fallo di Ganci su, su Alfonso, portiere del Modena, pochissimo impegnato oggi. Dicevi William, non tutti si sono impegnati, comunque non tutti si sono spremuti, chi salviamo? Ma io che ti devo dire, a me non è piaciuto nessuno, in particolare Bonanni, non è piaciuto nemmeno l'allenatore che ha riproposto il rombo con, togliendo Verratti e mettendo questo esperimento che non credo che siano arrivati i momenti in cui bisogna fare degli esperimenti. Ne parlerà Di Francesco nell'intervista di questo esperimento. Ascolteremo, però lui ha la squadra da luglio e quindi questo modulo che praticamente è stato vituperato all'inizio, poi ha fruttato tantissimo contro il Grosseto, è stata una bella partita quella. E poi si è visto anche oggi che con l'ingresso di Verratti si è accesa un po' di luce. Si è accesa un po' di luce, però sostanzialmente non è che abbiamo, anche perché il Modena sul 2-0 si è difeso in maniera ordinata, molto ordinata, e direi che non hanno sbagliato nulla, hanno gestito la partita, hanno meritato la vittoria, insomma. Io che devo dire, non ho visto particolari giocatori. Faccio però una considerazione, che nel momento in cui noi abbiamo giocato con la squadra dell'anno scorso, dello scorso anno, sono arrivati i risultati. Con l'inserimento soltanto di Cascione, che poteva benissimo essere quel ruolo impiegato da Dettori, e quindi avremmo avuto la stessa squadra l'anno scorso, abbiamo conseguito buoni risultati. E quelli che sono stati presi nel calciomercato credo che non possano dare
qualcosa in più. Oggi abbiamo visto di Petterini, Mazzotta, sì. Ecco, l'assenza di Petterini è pesante. Diciamo che lo stesso Mengoni che ha i suoi limiti, però ha fatto coppia e Pomande e Romito funzionavano bene, anche perché c'era un affiatamento incredibile fra i due. E quindi niente, purtroppo succede, è successo, adesso dobbiamo rialzarci e cercare di... Io direi che sarebbe opportuno in alcuni casi, specialmente fuori casa, adottare dei moduli di gioco oppure inculcare nei giocatori una mentalità, perché qualche pareggio non guasterebbe, insomma. Assolutamente. Abbiamo fatto 5 sconfitte, 4 vittorie, mi pare un pareggio, quindi non quello credo, di Empoli. Sì, quello di Empoli e quello in casa con il Siena. Sì, giusto, alla prima. Alla prima. Allora, prima di ascoltare le interviste dei due tecnici, vorrei rivedere il gol dell'1-0 del Modena. Detto, non c'è fuorigioco, però qualche dubbio. Lo lascio analizzare l'episodio a William, il gol dell'1-0 quindi ha deciso un po' il corso del match. Ecco Bellucci, il suo tiro cross e arriva Mazzarani. Tra un po' vedremo l'azione rallentata al punto giusto, c'è quasi un fermo immagine e proprio lì vedremo se c'è. Eccolo, questo è il fermo. Se possiamo fermarci proprio nel momento in cui parte la palla, torniamo qualche frame indietro proprio per valutare la posizione a centro area di Mazzarani e Stanco. Ecco qui quando parte la palla. Sì, ci sono questi i due nostri qui a destra che tengono in gioco gli altri i due. Nettamente, vero? Questi due li tengono in gioco, non Olivi e l'altro centrale. E Zanon, quello Zanon, esatto. l'estremo alto sulla destra, azione che è partita, quindi non c'è fuorigioco, togliamoci il dubbio, azione che era partita da un errore in disimpegno proprio di Capitano Olivi, c'era Mazzotta fuori, quindi la difesa del Pescara assolutamente impreparata, diciamo che in quei casi il fuorigioco è difficile da farlo scattare. Negli spogliatoi per il primo blocco di interviste ascoltiamo Eusebio Di Francesco e subito dopo Cristiano Bergodi. Giornata storta Di Francesco. Beh, determinata anche da episodi importanti, sicuramente la squadra non mi è piaciuta sotto altri punti di vista, non tanto per i primi 25 minuti e mezz'ora, ma nella ripresa in cui mi aspettavo un pochino una reazione diversa. Abbiamo preso il secondo gol un po' a freddo nel secondo tempo che ci ha tagliato le gambe. Però ugualmente avrei voluto dare una squadra in una reazione, la voglia di cercare il gol a tutti i costi, magari oggi era veramente una giornata storta in cui nemmeno le gambe, nemmeno le idee ci hanno aiutato a rimettere in sesto questa partita che secondo me i primi 25 minuti era stata giocata anche ottimamente. Le scelte hanno pagato o no, quelle nuove? Beh, i risultati dicono di no, ovviamente. Però, andiamo oltre. Però le bocciature, questi discorsi, adesso lasciano il tempo che trovano. Si prova, si vede, anche perché devo dire che situazione particolare anche di emergenza, situazione in cui si prova di tutto per poter avere maggiori iniziative in fase offensiva e creare opportunità avversarie. Per 25 minuti l'abbiamo fatto benissimo, ha avuto anche un'occasione Ganci dopo l'1-0 loro importante, non siamo stati abituati a sfruttarle. Purtroppo quando dico sempre che gli episodi possono far girare la partita da una parte all'altra, il primo tiro cross che ha fatto il Modena è venuto il loro gol per nostra disattenzione ovviamente. Diciamo che gli episodi non danno una mano perché sembrava un po' il gol di Modena con un rimpallo che ha favorito poi l'azione di Padova, un rimpallo che ha favorito poi il gol. È la reazione quella che è mancata. E la reazione che io avrei voluto, magari non vorrei colpevolizzare più di tanto, ci sono situazioni particolari, squadra, magari giocatori che alla fine non avevano grandissima gamba, ho messo dentro dei ragazzini anche se giovani, però volitivi e volenterosi, però non sempre tutto riesce come vorremmo. Proprio l'aspetto positivo sono i tanti giovani che hanno finito la gara. Sì, è positivo il fatto di aver cercato di mettere dentro giocatori importanti, giovani che hanno prospettiva e che verranno utilizzati sicuramente con più continuità. Per chiudere, l'avevi preparata in modo diverso?
No, l'avevo preparata come avrei voluto, non è diverso. La volevo così e i gol non sono venuti. Determinate situazioni che avrei voluto dai miei giocatori non sono venute fuori, però la preparazione c'è sempre, non sempre i risultati sono gli stessi. Bergotti, vediamo una targa, è un ricordo, immagino, ha fatto un bello sgambetto al suo Pescara. È una targa che ricorda insomma quegli anni bellissimi che ho trascorso qui a Pescara, 9 anni non si dimenticano, e soprattutto il campionato vinto con Galeone, chi lo può dimenticare, rimane impresso nella mia mente, quindi ringrazio il Pescara che mi ha offerto questa targa perché è stato un gesto veramente carino da parte loro. Per quanto riguarda la partita, insomma, noi credo che abbiamo meritato anche di vincere questa partita perché probabilmente abbiamo raccolto quello che non avevamo raccolto nelle altre partite in questi ultimi periodi, perché abbiamo fatto 4 pareggi ma meritavamo di vincere magari col Sassuolo e in altre partite. Abbiamo vinto oggi col Pescara, che è sempre una squadra che forse è la prima partita che in casa gioca un po' sottotono, però credo che i meriti li dobbiamo dare insomma al Modena, che ha fatto bene, non tanto dei meriti al Pescara. Modena che è stato bravo soprattutto nell'approfittare delle ingenuità del Pescara e poi a rischiare poco o nulla quando il Pescara ha provato, ha abbozzato la reazione. Sì, credo che ha fotografato bene la partita, noi siamo stati lì i primi 20 minuti, non abbiamo giocato, abbiamo giocato un po' sottotono perché comunque il Pescara ha cominciato in modo veemente, insomma riuscivano a trovare spazio tra le nostre linee, noi non riuscivamo insomma a chiudere bene, poi dopo ci siamo organizzati meglio e nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto il gol con Mazzarani, da quel momento lì abbiamo secondo me fatto bene, abbiamo, come diceva lei, sofferto poco, abbiamo fatto questo raddoppio, creato anche un paio di occasioni pericolose, una di cui insomma clamorosa con Mazzarani ancora davanti al portiere in pallonetto, e quindi credo che è meritata, però insomma io dico che anche il Pescara è una squadra temibile soprattutto all'Adriatico, insomma proseguirà credo in un cammino positivo. Il Modena deve arrivare a quale obiettivo? L'obiettivo è la salvezza, noi abbiamo fatto una squadra, insomma la società l'ha fatta con dal punto di vista economico, insomma non con tanti soldi, quindi abbiamo cercato, insomma era una società che era quasi in fallimento, è stata salvata quest'anno, ci sono dei giovani di prospettiva, speriamo insomma di valorizzare anche dei giovani nostri e quindi di riuscire insomma a salvarsi in modo tranquillo cercando di giocare un buon calcio, insomma di essere piacevoli. Per chiudere, Bergotti ha salutato tanti amici oggi? No, tanti, ancora li devo salutare qua fuori perché ne ho ancora altri di fuori da salutare, insomma sono contento, è stato un bellissimo ritorno perché professionalmente parlando per me 3 punti era importante perché faccio questo lavoro, però insomma per Pescara, rivedere Pescara sinceramente mi ha emozionato. Emoziona anche noi ripensare a Bergotti, vero William? Sì, certo, poi i ricordi, specialmente in quell'anno in cui si è materializzato un miracolo, un vero miracolo, quindi anche da parte sua c'è un po' di commozione per quanto riguarda proprio il ritorno in quel campo, su quel campo dove l'ha visto protagonista per parecchi anni. Che mi dici di Francesco, delle di parole Francesco, di Francesco? Dico che e sicuramente io apprezzo l'onestà intellettuale di Francesco, il quale non si nasconde mai, non dà luogo a diciamo dichiarazioni che vogliono giustificare certe cose, chiaramente con molto garbo colpevolizza fra virgolette i giocatori, ma non li condanna perché ci può stare che una squadra possa avere anche un calo anche a livello mentale più che fisico, e quindi può succedere, bisogna piuttosto lavorare per rialzarsi e cercare soluzioni diverse nel momento in cui la squadra non gira proprio bene come ha girato nelle prime partite, e credo che l'umiltà giusta deve ritornare ad essere un elemento importante per questi giocatori, e poi anche l'allenatore magari una soluzione non una soluzione da ripetere, però in certe circostanze un assetto tattico più accorto, rivolto proprio a conseguire un pareggio
e come a Padova ci può stare, insomma, non è che ci scandalizziamo perché poi il Pescara magari ha fatto una barricata, no, tra l'altro le fanno tutti, quindi tra l'altro c'è un calendario che proponeva, compresa quella di oggi, 4 partite di cui 3 in casa. Nessuno chiede di fare il bottino pieno, però come dici tu, magari partire con il piede giusto, anche con il punto, poteva essere poi, insomma, dare lo slancio anche per la trasferta di Crotone e per le 2 in casa consecutive. Sì, però come ha detto lo stesso Di Francesco, la reazione non c'è stata, quindi giocavamo in casa, non è che potevi magari inventarti nulla, dovevi almeno conseguire il pareggio ed evitare il secondo gol loro. Dopodiché, insomma, la partita era segnata, perché non riuscivamo, anche con l'ingresso di Verratti, non è che abbiamo creato. Di Stojan, Stojan è vero? Sì, sì, ma sono due giovani, uno sì. del 90, un altro del 91, del 92. 91 e 92. 91 e 92. Sono due giovani, sì, interessanti, però per un campionato dove ci sono dei vecchi volponi, perché parliamoci chiaro, molti giocatori che non trovano spazio in Serie A perché la Serie A è imbottita di stranieri, e purtroppo non trovano spazio in Serie B, e quindi troviamo giocatori e dobbiamo molte volte affrontare squadre con giocatori veramente forti di Serie A. Tanto nel Modena c'era Bellucci, 35 anni, ma soprattutto c'è un Colucci che ha la mia stessa età, sì, classe, classe 72, quindi appunto. Siamo 38 anni, Verratti 18, insomma in campo c'erano 30 anni di differenza tra Colucci e Verratti, che più volte sono venuti in contrasto di gioco. Vedi, quando poi si dice che il mio amico Walter Mezzi ha detto che quel fallo commesso dall'isterico Soddimo lì a Padova, sì. Quelle cose non si devono fare, perché sarebbe stato utilissimo Soddimo oggi in campo, purtroppo non si può, Mengoni, il povero Mengoni, vabbè, quello non è da colpevolizzare, però si è sentita la mancanza e l'assenza di Mengoni, si è sentita anche quella di Soddimo. Fatto sta che oggi Di Francesco in attacco non aveva cambi, no, solo Ganci e Sansovini, sì, non c'era Ganci nemmeno Maniero. Sansovini continua a fare movimento, a cercare, sì. Peccato per quello stop perfetto e quel tiro a volo, sì. che ha colpito la traversa. Probabilmente avremmo assistito a una partita diversa, molto probabilmente, però poi fra due squadre che sostanzialmente si equivalgono non si può dire nulla. Assolutamente. Perché poi gli errori, quando si parla di episodi, il calcio è fatto di episodi, un episodio ti può condannare, c'è un giocatore forte, magari tocca una palla, fa gol, e poi magari la pagella, nonostante la prestazione scadente, la si eleva moltissimo perché ha fatto gol, determinante magari per la partita. Assolutamente d'accordo con te. Allora pregherei la regia di saltare dunque il blocco 2, andiamo direttamente al terzo blocco con Fabrizio Lucchesi, dunque la voce della società. Buono gol d'ordinato, che ha giocato con grande esperienza, noi siamo stati capaci di imporre la partita, abbiamo giocato una partita sottotono rispetto a quello che abbiamo fatto vedere in queste prime 10 domeniche, non ci dovrebbe stare, purtroppo c'è stato, che ci debba servire ad esempio. Io penso che questa è anche un'occasione per dimostrare nelle partite future che sappiamo e siamo in grado di reagire, perché lo standard è nostro. Non è eccelso, ma sicuramente è superiore a quello che abbiamo messo in campo oggi. Poi quando la partita si mette su questi binari, l'episodio, la circostanza ti va un po' di traverso, non hai la forza di cambiare il corso della gara e poi la puoi perdere. Direttore, perché non dobbiamo preoccuparci? Perché se non eravamo dei fenomeni 2 settimane fa non siamo diventati dei brocchi oggi, insomma, voglio dire, è un campionato molto equilibrato, non ci sono partite segnate, partite
che hanno una storia, se non al 90esimo dopo la partita giocata, te le devi giocare tutte col massimo dell'applicazione, il massimo dell'impegno, un pochino di fortuna qualche volta ci vuole, qualche volta ce l'abbiamo, e tutti questi componenti messi insieme ne fanno un campionato dove in 10 punti ci stanno 18 squadre e dove tutte le partite sono aperte. Lucida l'analisi di Fabrizio Lucchesi. Sì, vabbè, Lucchesi, ma a parte, insomma, ha fatto dei ragionamenti, diciamo, semplici, che qualsiasi dirigente avrebbe potuto fare, non questo per sminuire la sua analisi, che è perfetta. Anche perché ai giornalisti non si può dire. Solo che il problema è che poi in camera caritatis, poi se ci sta qualche problema è qualcosa, ed è giusto che sia così. Però noi abbiamo sempre sottolineato dall'inizio del campionato che questa squadra gioca bene, ha assimilato, diciamo, in maniera giusta i dettami dell'allenatore, però deve giocare sempre al massimo, al 110, al 110%, per cui nel momento in cui invece, come oggi, non se l'è sentita, non per motivi fisici, mentali, non ha dato, ha giocato all'80%, può anche perdere in casa. Ricordi, ripensavo oggi alla gara persa l'anno scorso con il Portogruaro in casa, era tra l'altro arrivato da pochissimo Eusebio Di Francesco, se non ricordo male, tra l'altro l'arbitro era lo stesso di oggi, ma questa ed espulse anche Bonanni, poi fece quella testata folle, però anche in quell'occasione Pescara impalpabile e puntualmente fu punito. Oggi la stessa cosa, dicevi bene tu, il Modena, che squadra alla resta squadra alla portata, certo, è una nostra concorrente, diciamo, parliamoci chiaro. È venuta a fare la gara però giusta per io ascoltavo alcuni giornalisti di Modena, sì, che nel riferire cosa stava accadendo in campo, questo giornalista diceva hanno trovato una giornata favorevole in cui sono tutti compatti e hanno trovato una compattezza che nelle partite precedenti non c'era, però non dimentichiamo che questo è il quinto risultato utile consecutivo da parte del Modena, quindi già in precedenza c'è stato il lavoro di Bergodi, che ha sicuramente dato i suoi frutti, sta dando i suoi frutti. Non ha rubato nulla in Modena, siamo stati noi che abbiamo giocato male. Perfetto, allora abbiamo ascoltato i due tecnici, abbiamo ascoltato Lucchesi, la voce della società, adesso un calciatore, il capitano Samuele Olivi. Passo indietro evidente oggi. Sì, un passo indietro, dispiace soprattutto per la prestazione, perché insomma avevamo lavorato in una certa maniera, il mister ci aveva dato determinate azioni da poter sviluppare, il campo non ci ha aiutato, però insomma non è una scusante, abbiamo sbagliato troppe cose e niente, insomma testa alta, anche perché se magari due palle da parte nostra andavano in porta potevamo parlare di altre cose. Intervista ad Olivi è ovviamente molto più ampia, noi per questioni di tempo, però vi rimando al nostro sito internet www.tv6.it oppure YouTube, il nostro canale YouTube, youtube.it/tv6, con tutte le interviste realizzate oggi nel dopogara. C'è anche uno dei dirigenti del Pescara, Pellegrini, Enrico Pellegrini, già presidente della Val di Sangro, poi c'è anche Massimo Gatti, Damiano Zanon, Olivi più ampia, Lucchesi più ampia, insomma potete approfondire quello che hanno detto i protagonisti. Olivi parlava anche di campo, del terreno di gioco. Dichiarazioni di Olivi sono un po' semplicistiche, diciamo, la verità è che al di là del campo, non campo, peraltro questo fatto del campo io credo che sia una cosa, diciamo,
una scusante per chi poi attribuisce le prestazioni scadenti della propria squadra al campo. Il campo è uguale per tutte e due le squadre, quindi praticamente non è che sia una scusante valida. La verità è che l'impiego di Bonanni, per fare un esempio, è stato un impiego fallimentare. Non lo rivedremo, secondo te? Ma assolutamente, non credo proprio. Io ero contrario all'idea di impiegare Bonanni come trequartista, anche se Bonanni ha anche un buon tiro, quindi si presumeva che potesse calciare in porta anche da lunga distanza, però questo non è avvenuto. E poi sembrava un pesce fuor d'acqua, poi l'abbiamo visto giocare a destra, a sinistra, non ha dato nessun contributo. Ad un certo punto era snervante. Sì, il peggiore Bonanni, diciamo. Sì. Perché l'impegno credo non mancasse, ma non può mancare, l'impegno non può, deve mancare, ma ci mancherebbe, esatto, a prescindere da tutto. Invece, secondo te, Verratti ha dato un po' di luce alla squadra, ma appena perché, è entrato. Perché Di Francesco non ha riproposto non lo so, questo Verratti? Non lo so, perché fisicamente pare già il buon Giancarlo Febbo mi diceva probabilmente non si è allenato per 4 giorni e non aveva i 90 sì, minuti però nelle sappiamo gambe. Benissimo che Verratti al 100% a quel punto, da un pezzo non lo vediamo, sì, esatto, e forse non lo vedremo mai al 100%. So. Però voglio dire, io inizio la partita con Verratti con il modulo come con il a rombo con il Grosseto, e dopodiché se Verratti non ce la fa lo si sostituisce con un altro giocatore. C'era per esempio Micco in panchina, io pensavo potesse essere la prestazione di Ariatti. La prestazione di Ariatti anomala. Io non amo le pagelle, però se avessi fatto una pagella 4,5-5, non di più. Sì, ma niente di più, si vede che non gioca da 4-5 mesi, quindi non lo so. Peraltro bisogna vedere pure se ha dei problemi fisici. Pare di no, noi dobbiamo stare a ciò che ci dicono dallo staff medico. Però ecco, pensavo che nel secondo tempo, oltre a Verratti, ci potesse essere spazio per Nicco, proprio per dare, perché è un giocatore dinamico che ha anche discreta qualità, ma soprattutto tanta corsa. Pescara non stava dando moltissimo dal punto di vista fisico, ecco, credevo fosse l'innesto giusto. Parlando anche con alcuni colleghi abbiamo detto probabilmente non sostituisce Bonanni anche per evitargli magari qualche fischio di troppo nel momento della sostituzione, non lo so, una lettura assolutamente Ma Bonanni, la sostituzione di Bonanni non avrebbe causato sicuramente turbe psicologiche al giocatore, perché nonostante lui abbia dichiarato di aver ricoperto quel ruolo a Vicenza parecchi anni fa, adesso il suo ruolo è quello di esterno sinistro, e quindi io credo che il meglio lo possa dare in quella posizione. Quindi una sostituzione in giornata da esterno sinistro, Bonanni è probabilmente il più forte della B. Sì, certo, però sappiamo bene che dietro ci deve essere Petterini, il quale deve sobbarcarsi due ruoli, cioè quello di fluidificante quando è possibile, a terzino, perché Bonanni poi non torna indietro, e quindi io ricordo Vitale e Micco che praticamente con l'Erda erano sulla fascia devastanti, perché c'era fra Gessa e Zanon. Confermo. Ciò che è mancato oggi è anche Mazzotta, questo ragazzo giovane già nel giro dell'Under 21, alle spalle un campionato vinto di B con la maglia del Lecce, giocando anche parecchie partite da titolare, però oggi ecco, proprio il paragone con Petterini non ha retto. No, assolutamente, c'è da dire che sostanzialmente questi nuovi arrivati dal calciomercato, e torniamo, finora non hanno assolutamente dato nessun contributo in più. Torniamo a questo aspetto che è assolutamente determinante. Dicevamo di un calendario che potrebbe dare la mano al Pescara, nel senso che oggi giocava in casa, poi c'è la trasferta di Crotone e poi la doppia casalinga all'Adriatico. Però a questo punto giocare in casa
così come oggi non è proprio tutto questo vantaggio, ma senza correre troppo, Crotone. Sì, il Crotone oggi ha pareggiato ad Empoli. Ad Empoli, che è una squadra di tutto rispetto, però c'è una trasferta difficile, dovremmo anche, ripeto, accontentarci di qualche pareggio, diciamo. Ecco, però giocare a viso aperto sicuramente a me piace, perché è ovvio che bisogna giocare sempre per vincere, però nel momento in cui dobbiamo fare i conti con la classifica, con un campionato difficile, con una squadra che sicuramente non è stata rinforzata ed è una buona squadra e dobbiamo raggiungere l'obiettivo, che è quello della salvezza tranquilla, io credo che bisogna fare di buon viso a cattivo gioco, nel senso che adesso, molte volte dobbiamo anche accontentarci di giocare male sì, e fare qualche l'imperativo punto. Adesso è interrompere l'emorragia di risultati, perché due sconfitte, la terza sarebbe davvero cominceremmo a preoccuparci un po' tutti. Sì, ma più che altro la squadra, i giocatori, poi il lavoro dei due tecnici, Eusebio Di Francesco e Tomei, diventa sempre un po' più difficile per rincuorare i giocatori, anche perché abbiamo visto che i sostituti non è che possano dare molto a questa squadra, l'abbiamo visto oggi. Vero, tra l'altro bisogna valutare un po' le condizioni di alcuni, vedere se proprio per Crotone qualcuno degli indisponibili di oggi potrà tornare in campo, non credo per Gessa, i cui tempi di recupero sembrano non così brevi, invece di Petteri rientrerà Mengoni dalla squalifica, rientrerà Petterini, dovrebbe essere un affaticamento muscolare, un problema comunque di natura muscolare, non sì, in rifinitura praticamente, se ieri ha avuto questo problema, è chiaro che insomma questi sono elementi, Gessa, Mengoni, sono un po' l'asse portante del Pescara. Soddimo, quando vuole, ha già dimostrato di essere determinante, sotto porta. Un tipo di gioco soprattutto in trasferta che gli si addice parecchio in quel ruolo, quindi auguriamoci di poter recuperare alcuni elementi e spero nella prestazione migliore, una prestazione molto più importante da parte di Ariatti, che sicuramente è un uomo deve dare di più, insomma, ha fatto 30 partite l'anno scorso con il Chievo ed è notoriamente un giocatore coriaceo, un giocatore intelligente, un giocatore che sicuramente può dare molto, ma molto di Sull'intelligenza più. Sull'intelligenza sottoscrivo in pieno, un giocatore che molto con la testa potrà dare certo. A questo gruppo. Siamo in chiusura, 20:40, abbiamo detto tutto, qualcosa ci è scappato, William? No, direi che per quanto riguarda la curva nord, diciamo, non ha infierito. Giustamente? Ha digerito, ma io direi sì, giustamente. Maturità. Ma la curva nord è matura da tempo, sempre, va bene. Proprio deve traboccare il vaso per arrabbiarsi, però voglio dire, si rende conto che una giornata storta ci può stare e dà fiducia a questa squadra. Per quanto riguarda i 7.000 paganti, praticamente c'è un calo, però diciamo la curva nord è quella che è sempre presente. A parte. Gli altri, gli sportivi, quando c'è una sconfitta come quella subita a Padova, si raffreddano un pochino, cioè non hanno il cuore biancazzurro, vanno allo stadio perché sono 3.000, diciamo? Sì, vogliono vedere giocare bene e vincere, vedere la loro squadra vincere. Quando poi
c'è qualche intoppo, qualche inciampo, si disamorano e non vengono allo stadio. Comunque, si passa dai 10-11.000 ai 7.000 di oggi, o gli 8.000 dell'altra volta. Comunque sono numeri che per la B largamente sopra la media che conosciamo essere molto bassa, sì, tolte alcune piazze. Sì, sì, certo. Vabbè, però siamo anche la terza piazza, mi pare, dopo Bergamo e Torino. Quindi a questo non è che mi ci possiamo lamentare, insomma. Grazie William. Grazie a te Massimo e grazie ai telespettatori. Ci vediamo sabato prossimo, puntuali, ore 20. Pescara Sprint torna dunque per parlare della 13ª del campionato di B, Crotone Pescara. Vi ricordo domani sera ore 20, l'Abruzzo del pallone, Lega Pro, prima seconda divisione, Serie D e quant'altro. Lunedì invece Pescara Channel per analizzare nel dettaglio con anche ospiti importanti la sconfitta di oggi. Arrivederci, alla prossima. Buonasera. Questo è il mio respiro. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la serie B-Win. Serie B-Win. Tutti i colori della passione.